Otti, organizzato dall'Associazione Casa della Salute, Danilo Dolci, il servizio. Ieri sera tanti esperti del settore medico si sono confrontati a Santa Margherita Belice su nutrizione, diabetologia, odontoiatria, osteopatia, massaggio shiatsu. L'incontro è proseguito con la presenza di animatori, attori e artisti che si sono esibiti volontariamente per promuovere una raccolta di fondi a favore della Casa della Salute. Tra i più attivi Amico Dolci, figlio di Danilo, sociologo, poeta, educatore e attivista della non violenza, a cui la Casa della Salute è intitolata. È un percorso che è cominciato da qualche anno, un comitato civico composto da ragazzi, poi meno giovani, fino anche a delle persone anziane che ci danno il loro contributo volontario. E abbiamo elaborato in questi anni proprio sulla situazione di Santa Margherita di Belice, nelle sue emergenze, nelle sue difficoltà, ma anche nelle sue possibilità. Abbiamo messo insieme tutte queste esigenze, desideri, e il comitato civico si è fatto promotore di un'idea di Casa della Salute che non sia solo la cura di qualche cosa che non funziona, ma prevenzione, creatività, invenzione di come stare bene a tutti gli effetti, attraverso l'alimentazione, attraverso il tempo libero, attraverso le relazioni. È importantissimo. La gente che ha tantissimi mezzi per trasmettere qualcosa a qualcuno, ma purtroppo non comunica più. Il fatto di ritrovarci insieme, scambiarci delle idee, scambiarci problemi ed eventuali soluzioni, ci fa crescere. L'iniziativa è stata coordinata da Gaspare Viola, presidente dell'Associazione Casa della Salute, Danilo Dolci. Intanto c'è stato un incontro istituzionale sanitario importante alle 4 del pomeriggio, dove era un piacere vedere tutti i medici e i pediatri di base dell'ambito territoriale riuniti a inaugurare anche un modo di lavorare diverso che noi auspicavamo e auspichiamo da tempo, cioè un lavoro più in staff che sia più rispondente ai bisogni della comunità. E poi la salute deve vedere in campo nello sforzo di realizzare strutture più a misura d'uomo. Nello sforzo anche di umanizzare questa sanità siciliana. Ricordiamo che ci troviamo in un periodo in cui l'assessore Lucia Borsellino, ex assessore, è dovuta andare via e ci sono segnali inquietanti. Ecco. Quindi c'è veramente grande bisogno di umanizzare questa sanità e di creare delle strutture che siano viste e concepite dal punto di vista del cittadino. Allora occorre che entri in campo il cittadino, il volontariato.